Migliaia di fedeli non hanno fatto mancare il loro apporto all'uscita in processione della Madonna delle Galline a Pagani, tra fuochi d'artificio, suoni e odori nel clou, i festeggiamenti religiosi attesi tutto l'anno. Nacchere, tamborre, balli, canti e degustazioni hanno fatto da corollario per tutta la notte nei cortili del centro storico di una città in festa, ma invasa da cultori e affezionados da ogni dove. Servizio straordinario di ordine pubblico per carabinieri e polizia locale in strada fino all'alba. Una donna ha perso la vita lanciandosi nel vuoto stamattina all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La Regione Campania finanzia le microimprese che presenteranno 400 idee. La prossima settimana già i primi decreti. I commercialisti della Campania parlano di etica professionale. Si riaccende il dibattito sul biogas a Sarno. Un'idea scaccia crisi, mangia subito e paghi dopo 8 giorni, prende il volo l'iniziativa di una pizzeria napoletana e gli esperti intanto consigliano la dieta post-fest pasquali.